Big Boss, lo Steve Jobs di Zero Dotto. E poi ringraziamo Mauro Fradeani che ci ha prestato, diciamo, la sua immagine e che adesso ci saluta da Shanghai. Quindi io lascerei la parola a Fabio, perché noi ci abbiamo messo l'idea, ci abbiamo messo il nome, però devo dire che tutto il resto l'ha fatto Fabio. Quindi spiegaci un attimino che cos'è Zero Dotto e fai vedere che cosa sei riuscito a fare. Grazie. Grazie a Leo. Allora, per me è un onore poter parlare a una materia così prestigiosa come l'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, e volevo ringraziare il presidente Leonardo Pistano e il comitato organizzativo di questa opportunità e di aver potuto di essere stati coinvolti praticamente in questo International Prosodontic Contest, che ha portato, il nostro compito era di portare nel web questo contest il più possibile. Noi in realtà nasciamo nel 2007 con un blog di odontoiatria da un gruppo di colleghi che ha cominciato a scrivere degli articoli. Successivamente ci sono stati autori di calibro nazionale ed internazionale all'interno del blog, fino a quando nel 2012 decidiamo di aprirci ai social. L'apertura ai social è stato un momento importante, perché è molto importante interconnettersi con i colleghi di tutto il mondo tramite ad esempio un social come Facebook. Nel 2014, visto l'enorme successo, decidiamo di fare un restyling completo del blog. Oggi è possibile iscriversi alla newsletter, cercare in maniera rapida all'interno del blog, muoversi tra le categorie e sfogliare e avere, diciamo, veramente un gruppo di clinici che hanno pubblicato veramente di calibro internazionale. Esiste una video gallery con video di tutti i casi clinici divisi per categorie, e abbiamo una gli autori che hanno pubblicato sono stati tantissimi e di fama indiscussa a livello nazionale ed internazionale. Abbiamo fatto poi già da parecchi anni una versione inglese, proprio per poter diffondere il più possibile questo blog a livello internazionale. La cosa però più importante è stata proprio la diffusione nei social. Facebook, abbiamo oggi 180.000 fan quasi, e da poco stiamo ogni giorno curando tutti i social: LinkedIn, che è una veste più scientifica, Twitter, Google Plus, Pinterest, Instagram. Siamo presenti in questi social che sono diffusissimi all'estero. In Italia magari non c'è questa presenza, ma all'estero è una presenza fortissima. E proprio in virtù di questo, con Leo siamo partiti e abbiamo sviluppato questo, abbiamo spinto questo IOPOS Prosthetic Context, e abbiamo avuto 47 casi da tutto il mondo. Per dare un po' di numeri, dall'8 settembre che è partito il contest al 10 novembre abbiamo avuto circa 3 milioni di visualizzazioni. In realtà di questi 3 milioni di visualizzazioni, circa 387.000 odontoiatri, possiamo dire sono odontoiatri, hanno interagito tra mi piace, commenti e condivisioni, cioè hanno interagito con il post dell'IO, con questo contest. Quindi l'Accademia ha cominciato a entrare in tutte le nazioni a livello europeo, hanno cominciato a conoscerla dal Messico al Canada, hanno partecipato odontoiatri ed odontotecnici di tutto il mondo. Non è il numero di casi, che comunque è alto e significativo, è stato veramente importante vedere il coinvolgimento, le interazioni, 400.000 odontoiatri che hanno realmente interagito. I parametri erano molto semplici, da 2 a 20 foto, erano parametri banali, perché volevamo far conoscere l'Accademia all'estero. Volevamo farla conoscere, abbiamo avuto dal Nepal un caso. Il Nepal è una nazione dove si vive con circa 1,20 euro al giorno, e abbiamo avuto un caso fotografato con un iPhone, probabilmente con un telefonino, dove si vedeva montato un articolatore.
Ed è stata una cosa questa che ci ha fatto veramente anche riflettere. L'IoT in questo è stata lungimirante a aprirsi ai social e aprirsi ad un mondo dove le interazioni sono fortissime, esistono colleghi all'interno dei social network conosciutissimi che al di fuori dei social non sono assolutamente conosciuti, esiste un mondo ed è molto importante interconnettersi. Diceva Charles Darwin che nella sua teoria dell'evoluzione non era la specie più forte a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio ai cambiamenti. Ed il cambiamento di questo millennio, di questo decennio, ma il cambiamento più forte è l'internet, è il web. E non essere presenti nel web oggi è non adattarsi ai cambiamenti. Abbiamo avuto casi di protesi rimovibili, di protesi fissa, di impianti da tutto il mondo. E sono stati scelti dal dottor Mauro Fradeani con grandi difficoltà. All'inizio dovevano essere scelti solo 3 casi, ne sono stati scelti 5, data la grande eccellenza dei casi pubblicati. Sono stati scelti 5 casi, abbiamo avuto il dottor Catrinei Neumburean della Romania, Attila Quadrogi dell'Ungheria, Mauro Fadda e Andrea Sabi dall'Italia e Pelecanos e Pozzidi dalla Grecia. Vi ringrazio per l'attenzione, volevo ringraziare l'intero team, la dottoressa Mariniero, il dottor Sorrentino e il dottor Mari con cui collaboriamo con questo blog. Grazie. Allora, di questi 5 risdoni, ti invito a salire sul palco e ci presenteranno brevemente il loro caso. Ciao belli, all our friends from Facebook and internet. It's a case we did together with my colleague Osman, and everybody was asking, okay, how did you do a case together? You are two dentists, what did you do? And actually we planned the case together, and we actually split the preps in the patient's mouth together. So I did half, and he did the other half. So it's easy, teamwork. This is Razvan and my Red Bulls, we like to call it, because this is his family, this is my family, and we really love our job. We spend so much time in office, and we want to thank them because they support us and they don't always phone call us, come home, come home. But I really think that you need to find something to give you success and everything, because I find mine, and my secret weapon for success is my lovely wife. And this award goes to her. And she's my inspiration to keep success. So thank you. I hope you like my presentation. Il web è sovrano e quindi è stato costretto a scegliere chi? A scegliere uno degli astri nascenti della nostra odontoiatria, una bravissima persona, un professionista incredibile che è Andrea Sadi. Ha del materiale assolutamente eccellente, l'ha mostrato ieri nel corso della sua presentazione, però lo invito qui fra di noi. Grazie. Come cruce, identico. Sono un po' emozionato. È la prima volta che prendo la parola in una sala come questa e dentro di me mi vengono in mente delle emozioni che mi toccano molto da vicino. E più che presentare il caso, che non farò, se lo volete vedere lo potete vedere su Zero.0, non voglio rubare spazio a presentare il caso, io ci tengo invece molto di più a ringraziare delle persone che mi hanno aiutato. Io vorrei dedicare
il premio, e qui spiego dell'emozione Anna, io vorrei dedicare il premio a chi doveva fare questo caso, non era uno come me, che non ha, diciamo, ecco, non ero io che dovevo fare questo caso, questo è un caso perché la persona che doveva farlo è il mio maestro, soprattutto un grandissimo amico, e per me io non sono degno di alzare il sangue. Direi un grazie del riconoscimento a una persona che sarà nel mio cuore per sempre. Grazie a tutti.